fa di telefono? Tu mi sei tutti di telefono a legge. Trovi altra nazione del mondo, uomini che come noi si muovono alla sua libertà, e allora solo potrà paragonarsi all'Italia, perché fino ad oggi ancora siamo. Mi hanno rovinato tutti i balli. Il ballo a Gianni e Pasquale. Sono Michele Laveglia, devo stare molto sveglio e se vedo i briganti arrivare, mio zio Sabino devo avvisare, perché nel nostro paese non devono entrare. Incontro a loro sta andando, il colle Monticello percorrendo, per Rio Torto passando, la piana oltrepassando, e contro Palazzo Taverne raggiungendo. Ma io li vedo, sono già qua, per la miseria, che velocità, aiuto, ho tanta paura, la giornata si presenta proprio scura, ma guardando le bombe, che razza di soldati sono questi qua, sporchi, deboli e strazzati, e pure malarmati, e a Papaleo si sono fermati. Ti sei via. Gianluca, dici, piglia fiato, che è successo? Sono arrivati i delinquenti. Bravo il mio ragazzo. Il pericolo è scongiurato. Di quell'orda dissennata
che voleva portare disgrazia nella nostra amata Sanza. Perciò tu alla storia passerai per il coraggio che dimostrato hai. Ma ora al sicuro devi andare e le campane fai suonare. E noi adulti lascia fare ciò che ci è stato ordinato. E noi, da degni esecutori, lo facciamo di tutto cuore. Il dovere ci ha chiamati e noi, ligi ai comandamenti dei Borboni, nostre menti, rispondiamo impavidamente. Io, filo borbonico, sono diventato e a parola mia a Don Campolongo ha giurato. 13 carlini mi hanno promesso. Senza porta a chi sta acceso. Io sono obbligato a staccare, perché con una famiglia di nobili immagino sono obbligato. Povero, senza arte né parte ero io. Allora una grande famiglia mi rio. Loro mi hanno detto di venire qua e io altro non potevo fare. Io, un figlio ne stia accogliendo. Quando il campana ha suonato, e ha pauroso, ma ci ha domandato. Che è successo? Che è stato? Verso Salemme poi, ha già visto tanta gente. E allora mi è venuto a mente che viene ritto che arrivavano i delinquenti. E subito sta forca già acchiappato. Verso di voi si arrivò. Ci siamo pure noi qua, con coraggio nostro e con che io cadenimo a disposizione, siamo venuti qua a lottare contro questa spedizione. La stibriante, la malibera, il terra, il caso, il femore e i figli nostri, siamo salvati. Ma chi comanda sta banda di scellerati? Chi è il capitano? A me l'onore di ammazzarlo. Ah, musacci di pisacane. Devo mirare bene e speriamo che non mi tremi la mano. No, no, sono sicuro che non fallirò, se no famoso non diventerò. Lo sai, la sammella mia chi la dove? Qualcuno è chiamato. Chi si tu in tuo gruppo sui più importanti e che loro i comandanti. Guagliù, mo basta con sta Iacovella! Tutti in alto con la rivoltella! Yeah.
venire a sera che la pennuta su. Scherda veramente. Scherda veramente. Ma scherda veramente. Caro da bandito. No, così no. C'era la scena. Cane sparotolo. La caruta è più vera. A uno quando è morto in bello, no? Ai Sansa, vituperio delle genti, poniamo fine a questa carneficina, arrendiamoci, è una battaglia impari, è già stato versato troppo sangue, anche se in nome della libertà. Corto signore, ti sfida qui. Vieni a bandire che te. Sono stato un rivoluzionario. Senza rivoluzione. L'unico scopo della mia spedizione era di infiammare i cuori delle nazioni, aprirle ad un bene che supera ogni età. La libertà. Non condanno i miei uccisori, perché semplici esecutori, obbedienti dei Borboni al verbo, senza capire che essi avevano in serbo l'oppressione di un'idea che per i tempi ancora matura non era e che ha nascosto l'unica verità. Non c'è futuro senza libertà.
Ruggeri. Thank you.
Allora, prima dei saluti di congedo, facciamo un altro forte applauso ai nostri attori. Vi ricordo che si tratta di uomini, donne, ragazzi e ragazze che svolgono tutte altre mansioni nella vita, ma che questa sera, con impegno, gioia e senso di aggregazione, si sono riuniti per farci vivere questa fantastica serata. Allora, vi presento per poterli ringraziare. Regista e sceneggiatrice, la maestra Anna Maria Gallo. Grazie. Musiche, effetti speciali e luci, Pino Pinto Band in collaborazione con Paolo Monaco. Overture, Angelo Marotta alla chitarra, Pino Pinto al flauto e alla voce Lorenzo Peluso. Le ragazze, Maria Carmela Borzone, Maria Assunta Citera, Maria Grazia Pisano. E le aspettiamo così, vengono qui e le ringraziamo. Maria Grazia Pisano, Maria Carmela Borzone, Candida De Mieri, Teresa Laveglia, Federica Citera, Fortunata, Sabina Gigliotti, Anna Maria Antonucci, Stefania Bianco, abbiamo ringraziato tutte, e Rosa Peluso, il prete ed il chirichetto.